Sala dei guardiani, nuovo campo base. Allora, beh, vediamo se possiamo fare qualcosa. Una cippa. Un'abilità, abilità, sopravvivenza. Vediamo un po' la sopravvivenza. Sappiamo. Scalata di frecce. Premendo Y mentre salti, puoi conficcare frecce ad arrampicarti nel legno morbido. Ma ce l'abbiamo. L'istinto di evidenza delle reliquie, ma aspetta, non ci interessa adesso. Freccia al napalm. Puoi potenziare le frecce incendiarie per aumentare il raggio d'effetto dell'esplosione. Ma ce l'abbiamo già. Frecce con nube letale. La grandezza della nube di veleno creata dalle frecce da prima aumenta. Frecce con bomba a grappolo. Aumenta il numero di cariche esplosive rilasciate all'impatto dalle frecce con granata. Saprei, mannaggia miseria. Grazie a tecniche di costruzione più raffinate, l'esplosione degli oggetti portati e fabbricati ha effetto su un'area più ampia. Questo potrebbe essere buono. I nemici non ti sentono quando cadi dall'alto. Ti permette di resistere ai danni inflitti dai nemici per un breve periodo di tempo dopo un'uccisione furtiva. Ah, solo dopo un'uccisione furtiva, fammi capire. Allora, facciamo così. Ok. Fanno più danno. A posto, Laretta. Andiamo. Di qua. Barattolino. Attenzione. Piano, Lara, piano. Sono proprio convinti, eh. Va bene, andiamo a casa loro. Dai, Lara, però. Sono tantissimi. Appunto, ti rendi conto? Sono troppi. Allora, di qua. Supera le mura per entrare nella città interna. Ok, qui c'è qualcosa. Ohia, yeah, tiè. Raccogliamo, ci serve tutto. Secondo me, guarda, quelli ci faranno il cuore a strisce. Adesso abbiamo tutte. Bauletto. Bauletto. Ok, adesso dobbiamo andare sulla corda. Questo ce l'abbiamo. Sei pronta? Vai. No, merda, lo dico io. Cazzarola. Madonna. La mano. Vede che non vede la mano. Che cuore. Vai Lara, non ti ha visto la mano, meno male. Infatti è fulminato, vedi, perciò li chiamo fulminati, perché non stanno bene. Uno che sta bene avrebbe vista la mano, eh. Ma porca no, mo. No, no, lasciala. Molla Lara, mollala. Oh, porca puzzola, no. No. Così, Lara, spezzalo in due. Ah, si è spezzato. Si è dissolto proprio. Però con questo non gli fanno una ceppa, Lara, posso dire? No! Via. Venite. Grandi, grazie.
siete morti? No. Accidenti. Oh, ma cazzarola. Dai Lara, curati. No, e dai però. Ma non c'erano più munizioni. Ma dimmi Deo. Attenzione, attenzione Laretta. Avanti così, avanti così. Non ce ne frega niente. Prendiamoci il nostro tempo, ma facciamo le cose con calma. Non c'era un altro barattolo qui? Un altro barattolo, un altro coso qua. Ecco, ecco, ecco. Questi proprio non gli fanno una ceppa. Oh, ha funzionato? Che cacchio è stato? Chi è stato a danneggiarlo? Ah, questo. Potessi morire per cortesia? E dai, e su, no? Olè. Che altro c'è? Recupera, Lara, recupera. Allora, dobbiamo andare di là. Quindi di là abbiamo detto. Dove? Di là. Da che parte? Di qua? Boh. Ci si riesce la mazza. Ma no, oh, oh, oh. C'è la setta, la setta, la setta. Vai. Questa fiamma blu mi ricorda Uncharted. Aspetta, 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 è qua su, è qua su. Cassetta. Oh, ma che cazzo è? Ecco. Ok. Si è aperto, si è aperto. Possiamo entrare allora da qua. Giusto? Muoviamoci sempre così, così, così. Accidenti, via, via, via. Damose. Ok, se li colpisco in testa siamo letali. Oh, non vedi questo con lo scudo. Qualcuno può chiudere il cancello lì? Arrivano altri, no. Cassettina, Lara, cassettina. Con calma, facciamo le cose con calma perché... Cassettina. Non voglio morire perché poi tocca ricominciare sempre da capo, eh? La retta non va bene, eh? Guardinghe, guardinghe. Aspetta, prima di andare qua. No, qua. Non ci hanno preso. Ben pelo, ben pelo, ben pelo, ben pelo. Massi, maledetti. Ok. Andata? No, anche no. Il nemico del mio nemico. Bene. Che altro c'è? Aie. Sì, quelle frecce poi sono velocissime. Oh. Vieni, vieni. Venghi, venghi. Brevissimo così. Morto male? Sì. Qui c'è qualcosa? Sì. Allora io adesso direi di andare da quella parte, no? Abbiamo pulito tutto. Sembrerebbe, almeno per il momento.
E intanto saliamo. Pianino. Che no. Regine, scontastati! Cioè, è servita una ceppa. Ma no, ma non vale ragazzi, non vale. In testa Lara. Adesso Lara. No. Adesso, no. Curati. Vieni qua. Vieni su. Porca puzzola. Oh. Cioè abbiamo sto vizio di non ricaricare mai, oh. Sta arrivando? La testa, Lara. Ok. Oh porca, aiuto. La testa, Lara. Porca puzzola. Ma guarda te, eh. Oh. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo di là. Poi di là. Quello suppongo che si possa tirare giù. Vai. Si nasconde. Ah, ma mi sa che è un altro falò, capito? Di quelli là collezionabili. E allora proviamo così. No, non proviamo proprio così. Ah, ecco da qua. Non te fidà, eh? Non te fidà. Vabbè, fidate, va. Famosa affidà, la retta. Spettacolare, eh? Spettacolare, però un po' sto ostile, quindi non va bene. Ci sono degli ostili. C'è qualcosa? Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo, come inviato dell'Ordine della Trinità. Il loro Khan è un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali. Grazie alla mia influenza li ho aiutati a conquistare nazioni, a mettere a ferro e fuoco città e a uccidere principi. Sempre alla ricerca del profeta. La nostra strage di Rus non è stata inutile, perché oltre al bottino abbiamo trovato la mappa. E questa mattina, dopo mesi trascorsi sulle montagne, abbiamo finalmente scorto degli edifici in una valle verde circondata dai ghiacci. Abbiamo trovato Kitesh. Ho riferito al Khan di tutte le ricchezze che saranno sue, e questo basta a motivarlo. Ma la vera vittoria sarà per Dio. Quando elimineremo dalla terra le menzogne del profeta. Alla fine, la sorgente divina sarà nostra. Ma. Allora, qui, cassettina, cioè bauletto, vabbè, quello che è. Questo è proprio strano. Ha elementi dello stile Shita, ma sembra... No, impossibile. Gli manca un braccio comunque, eh? Allora qui no, qui c'è. Qui rischiamo la morte certa. Di qua la retta. C'è qualcosa. Abbiamo fatto sapere agli abitanti della città nella valle che attaccheremo all'alba, ma avanzeremo appena la luna si alzerà in cielo, coperti dai Karash, i prigionieri catturati nelle battaglie a ovest che ci faranno da scudo durante l'avanzata. Pochi sono sopravvissuti alla lunga marcia sulle montagne, ma quei pochi ancora vivi saranno utili alla causa dell'Orda. La città risplende. Un regalo in attesa di essere donato. Prenderemo quello che ci spetta e torneremo a casa con il bottino. Va bene, allora proseguiamo sulla scala a sto punto.
Perché c'è la corda? Allora, parete. Vai. Ok, ci siamo, vai. Saltino. Perfetto. Ah, ci servirà per la fuga. Di qua, Lara. Trova il modo di entrare nella città perduta di Kitesh. Mamma mia, che bei ghiacci. Allora, dobbiamo fare un saltino, Laretta. Sei pronta? Scivoli, scivoli, scivoli. Salti e vai. Grande. Olè. Ti pareva. Non avevo dubbi. Non c'erano dubbi. Scheletri di morti. Sono un sacco di morti sotto al ghiaccio. Lara, presto faranno saltare il ghiaccio e passeranno. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. Oh madonna. Che cazzarola di paralisi che mi ha presa questo. C'è qualcosa di utile? No. Funghetti ce l'abbiamo. La sala delle anime. La sorgente divina deve essere lì. Sembra che attraversando quella porta io possa arrivare al centro della città. Attraversa la prima porta. Ok, qui c'è un falò. Allora io direi di... Comunque è molto bella. Sono rovine, per carità, però sono belle. Vabbè, andiamo verso il falò, Lara, va?